possiamo cominciare. Il titolo dice Simboli del Medioevo a caccia di indizi. Gli indizi da cui il problema, diciamo, la domanda da cui cerco di partire è questa: Lambone di Sant'Ambrogio, che è questo oggetto qua, sostanzialmente, che vedete qua davanti. Perché Lambone di Sant'Ambrogio in particolare? Non c'è una ragione. In realtà c'è una ragione, e io da ragazzo, anzi da bambino sostanzialmente, venivo portato a messa alla domenica a Sant'Ambrogio, venivo messo a sedere qua vicino, sempre nello stesso posto sostanzialmente. Poi i miei genitori erano molto, anche se non era la nostra parrocchia, andavamo lì perché era bello, no? Venivo messo a sedere lì vicino e mi, come ogni bambino, mi annoiavo durante la messa normalmente, no? E quindi guardavo questo oggetto, questo ambone qua, e vedevo queste cose strane che c'erano sopra. Mi chiedevo, ma di che cosa si tratta, che significato ha? Ho lasciato passare un bel po' di decenni e poi, quando ho cominciato a interessarmi di Medioevo dal punto di vista artistico, mi sono posto come problema tecnico di capire cosa volessero dire queste rappresentazioni su pietra che ci sono a Sant'Ambrogio. E vi racconto anche come ho fatto, sostanzialmente, attraverso una serie di riscontri con altri posti, sia d'Italia che di Francia, soprattutto qualche cosa anche di Spagna, credo, andando a vedere la stessa cosa come veniva rappresentata in questi altri posti, no? E cercando, attraverso il confronto, diciamo, tra la rappresentazione sull'ambone di Sant'Ambrogio e la rappresentazione in altri luoghi, in altri posti, cercando di capire, attraverso questo confronto qua, che significato si poteva ricavare. Io vi posso assicurare che ho letto diversi volumi su Sant'Ambrogio, questo qua compreso, che utilizzo qua come supporto, che sono due volumoni, eccetera, eccetera, e ho visto delle sciocchezze incredibili. Questo perché, cosa succede? Che spesso l'esperto di arte non è esperto di filosofia o di storia medievale, no? Per cui ogni tanto dà un'interpretazione di tipo formale, si può cominciare a intravedere, c'è una sorta di processione di animali che corre, che corre in questa direzione, c'è un angelo, no, che regge qualche cosa che non si sa cosa sia. Potrebbe essere San Michele che regge, San Michele pesava le anime, per cui reggeva una piccola bilancia normalmente, no? O qualcuno dice una spada, ma secondo me non si regge così una spada. E io credo personalmente, perché ho visto più precisamente il pochino che c'è lì dentro, che in realtà reggesse un'asta, sostanzialmente. Una è un'aquila, e tra le zampe teneva un rotolo, in realtà, che è infilato dentro la struttura metallica, e l'altra è c'è un dibattito su che cosa sia, insomma, sostanzialmente. Questa è l'aquila, no? Molto interessante, attraverso analisi formali e tutto quello che fanno quelli che fanno questo lavoro qua, si è scoperto sostanzialmente che probabilmente risale all'epoca carolingia, quindi è molto più antica sostanzialmente di quello che è il lambone, no? È molto interessante, molto, molto bella. E sotto c'è questa figura qua, che in questa posizione su un lambone in genere c'è sempre l'aquila, che regge anche il libro del Vangelo, no? E sotto c'è San Matteo, l'Evangelista Matteo, no? Mentre gli altri due evangelisti che sono Luca e Marco, no? Marco è sempre rappresentato in genere negli amboni con il leone alato, che è il suo simbolo, sulla destra. Mentre
Lucca è sempre rappresentato con il suo simbolo, che è sostanzialmente un bue alato, sulla sinistra. Questa disposizione è, diciamo, la disposizione del cosiddetto tetramorfo. Qua ne abbiamo un altro esempio, ad esempio, non ho preso uno qualsiasi, ma potrebbe essere questo, come potrebbe essere un altro, su questi amboni è normalissimo, perché dato che leggi le scritture, sostanzialmente leggi i Vangeli, per cui ovviamente hai quattro evangelisti, e in genere l'aquila è quella che regge il leggio su cui sono messi i Vangeli, sia per tipo di disposizione che ha è rappresentata frontalmente così sempre, sia perché in effetti c'è una sorta di gerarchia nei Vangeli, sia un'epoca irrazionale, che è completamente sbagliato. E secondariamente pensiamo, e ci piace molto pensare, che sia un'epoca misteriosa. I misteri del Medioevo, in cui non si sa bene come funzionavano le cose, anzi esistevano delle sette, esistevano della tutta una serie tipo templari, no? Che facevano delle cose che non si capiva bene cosa fossero, degli iniziati che conoscevano le cose, la vera conoscenza, i sacri graal del caso, eccetera eccetera. In realtà questa idea del Medioevo è completamente errata. Non che durante il cristianesimo non siano esistiti periodi in cui delle parti di cristiani hanno pensato di creare sostanzialmente delle società iniziatiche in cui c'erano dei gradi e dei grandi maestri che sapevano tutto, mentre a poco chi era in gamba riusciva a risalire lungo questo processo di conoscenza. Ma questa, sostanzialmente, questo tipo di interpretazione del cristianesimo è stato, per la maggior parte di volte lungo la storia, completamente combattuto dalla Chiesa. Questo mondo qua è un mondo in cui il leone, ad esempio, può rappresentare la sessualità divorante o può rappresentare Cristo, nello stesso modo, no? A seconda dell'ambiente. E so qua. Allora io andiamo qua nel vivo, perché sennò qua facciamo solo parole, no? Questo simbolo qua dell'asino con la lira apparentemente è complicatissimo, no? No? Cosa può c'entrare un asino con la lira? Vediamo qua che, andando a cercarlo altrove, questa è la cattedrale di Chartres, abbiamo un asino con la lira. Esattamente, in realtà non è una lira, voglio essere chiaro, perché questo qua è un salterio, ma nel Medioevo la confondevano la lira col salterio, per cui è vero che quando devono rappresentare Davide, una rappresentazione che suona la lira, in realtà suona sempre il salterio, perché loro suonavano il salterio, suonavano la lira. Comunque, sostanzialmente per loro è la stessa cosa. E qua lo vediamo ancora in un'altra prospettiva. Qua siamo ancora in un altro posto, al portale di Saint-Pierre de la Tour a Ornay, e vediamo un asino che suona la lira. Qua, scusate, la foto non è granché, ma è un capitello dell'abbazia di Fleury, e vediamo l'asino che ancora suona la sua lira, no? E qua ancora questa rappresentazione a Saint-Nectaire di Soire. Di fianco c'è un uomo che cavalca un cervo. Quindi vedete che l'immagine dell'asino che suona la lira è un'immagine comune, non è una cosa che si sono inventati quelli di Sant'Ambrogio, no? Ancora in Francia, Saint-Paris de Chevreuse, diciamo, vedere. Questo è invece un codice miniato. Questo è un po' bruttino, però sostanzialmente il concetto è sempre lo stesso, no? No, questo è invece Fornovo, è un po' rozzo questo angelo qua, questo asino qua che suona la lira centrale, ma non ho trovato niente di meglio. Molto più bello è questo, la cattedrale di Genova. Allora, questo già
diversamente dagli altri, questo della cattedrale di Genova mi dà già un livello interpretativo, perché c'è un altro elemento qua. C'è un cane che sta ringhiando o sghignazzando, qualche cosa di questo genere. Allora andiamo a vedere, in realtà ci sono delle basi letterarie a questa cosa qua. L'asino con la rira è riportato in due racconti che sono presi entrambi da favole di Fedro. È comunissimo nel Medioevo che i rilievi medievali sui capitelli e sulle facciate rappresentano delle fiabe. Allora, la prima favola di Fedro racconta di un re e una regina che non potevano avere eredi. A forza di pregare gli dèi, finalmente la regina dà luce a un asinello, che viene però educato e istruito come futuro re. Asinarius, questo asinello, ama in particolare la musica e canta accompagnandosi con la lira. Un giorno, specchiandosi in un fiume, vede tuttavia la sua bruttezza, gli avevano impedito sostanzialmente di avere cose simili agli specchi, e decide di partire. Nelle sue peregrinazioni finisce però con l'innamorarsi di una principessa che riesce a conquistare, pur essendo un angelo, un asino, grazie alle sue doti musicali. La notte profonda e indica la strada e la luce ai viandanti e soprattutto caccia e distrugge le chimere della notte. Quindi qua ci potrebbe essere un significato cristologico del gallo che in qualche modo appunto la parola chimera, che è tipica, diciamo anche ancora noi usiamo la parola chimera per astrazione, assurdità, per loro possono essere anche in qualche modo gli antichi dei pagani, i mostri pagani, quelli che esistevano già prima, come abbiamo visto per quanto riguarda la chimera, che abbiamo visto queste immagini degli Etruschi. Il gallo, cioè la nuova, il risveglio, diciamo, di Cristo, della nuova religione, li caccia via. Sono rappresentate per il 95-98% così, non come le pensiamo noi, no? È completamente medievale, perché la sirena classica, quella per intenderci di Omero, lo vediamo in questo vaso attico, non ha assolutamente questa forma qua, somiglia molto più alla pia. È un essere alato, come vedete, con la faccia di donna. Questa è la sirena di Omero, è la sirena per il mondo classico. Per cui si a poco però questa coda, queste code remiganti dietro della sirena classica si trasformano in coda di pesce, perché in fondo vive sul mare, no? Esiste questa, a poco questa sirena qua, che era un essere alato, si trasforma in pesce. Questa è la sirena classica che noi conosciamo, no? In realtà viene dal mondo nordico e da storie completamente diverse da quella di Omero, no? È rappresentata nelle cattedrali sostanzialmente del nord Europa, essenzialmente quelle dell'Inghilterra e dell'Irlanda, ed è sempre con uno specchio e un pettine in mano. Se qualcuno ha delle altre domande.